Questo è esattamente il senso di questa serata. Innanzitutto, un assessore dismesso e uno in carica. Beh, bisogna decidere chi è dismesso e chi è in carica. Perché io sono come una vecchia locomotiva, come quella che c'è qua a Torino, il Politecnico, quella nera, ormai sul due rotaio, sulla ruggine. No, vabbè, ma potresti anzi darmi degli utili consigli. Allora, questo è l'ultimo incontro di questa serie che abbiamo voluto principiare quest'anno di incontri oltre il limite. Quando abbiamo, insieme agli amici dell'associazione, abbiamo programmato questa serie di incontri, abbiamo pensato che una serata, e devo dire che la vostra partecipazione ci fa particolarmente piacere, era indispensabile legarla al tema oltre il limite dell'arte. E quando abbiamo pensato a chi potevamo chiamare, ovviamente il tuo nome è stato immediatamente gettonato da tutti i colleghi che con me hanno organizzato questo ciclo di incontri. Perché? Perché certo, andare oltre il limite è in qualche maniera la sfida, il confronto di tutta questa serie di incontri che abbiamo fatto. Ma ci siamo anche posti un tema molto semplice. In fondo, quando si pensa all'arte, anche nel suo percorso storico, è difficile disgiungerlo dalla capacità di ognuno dei protagonisti di questo enorme percorso che abbiamo alle spalle, che abbiamo nell'attualità e che io mi auguro avremo anche nel futuro, proprio rappresentato dalla capacità artistica, che in qualche maniera deve per ogni epoca interpretare anche il superamento del limite. E la prima domanda che ti vorrei fare è se questa suggestione è ancora vera, cioè l'arte è ancora in grado di superare i limiti? Più che oggi mai. Cioè, scusate, mi voglio spiegare con degli esempi banali. Dentro il limite vuol dire che l'arte la capisce subito anche la stampa quotidiana, cioè quando il Corriere, la Stampa, Repubblica, il Messaggero insieme esaltano un artista, è dentro il limite, perché non è mai successo nella stampa dell'ultimo secolo e mezzo che limiti nuovi fossero percepiti anche dalla borghesia imperante, sarebbe assurdo. Allora, oggi noi viviamo una vastissima area artistica che è nel limite, è quella che vedi nelle mostre, è quella che viene esaltata nelle fiere, è quella che fa i prezzi, è quella che Sotheby's e Christie's sancisce con dei colpi di martello che sembrano far furore, è quella che compra un russo che ha appena rubato 4 fabbriche di carri armati e un americano che ha visto crescere il prezzo del petrolio. Una roba è totalmente priva di interesse. L'ultimo fenomeno di arte al di là del limite, ve lo voglio raccontare, è stata l'ultima biennale fatta da un uomo intelligente, veramente intelligente, che era Harald Zeman. Harald Zeman era una sorta di integralista ungherese ticinese, è uno dei più grandi showmaker d'Europa, cioè un uomo di intelligenza fuori dall'ordinario, e per un errore della Biennale gli fu affidata la Biennale del 2001, poi non ha mai più fatto questi errori, hanno fatto solo scelte nel limite. Quando lui fece la sua Biennale, io la girai a giugno, perché si va sempre alle inaugurazioni, e ho detto ma ci sono delle cose un po' inquietanti, pronto, ma sarà le manie di Harald, siamo salutati, abbiamo bevuto una cosa insieme e sono partito. Quando poi avvenne l'11 settembre e io ero a Napoli che stavo girando la prima puntata di Passepartout, mi dissero, hanno tirato giù le torri gemelle, ho detto ma non rompete le scatole, avevo da fare, non è vero. Poi quando mi sono accorto che era vero, ho detto qui è successo un fatto clamoroso nella comunicazione mondiale, il mondo da qui cambierà. Ho ripensato alla Biennale di Harald Zeman. Allora c'era un padiglione inglese con una musica di tipo paramistico e la gente che entrava usciva dall'aeroporto. C'era la grande installazione delle pietre cadute di Joseph Beuys. C'era una serie di elementi che annunciavano tutti che sarebbe successa una cosa terribile. Sono corso indietro alla Biennale e abbiamo fatto un secondo video
in cui andavamo a interpretare gli elementi che erano suscettibili di annunciare il futuro. E mi ricordo con Lara, che è stata l'ultima sua intervista, perché poi Veretta è morto, in cui diceva: ma scusa Lara, noi dovrebbero chiamarci politici, perché non capisco mai quello che succede. Quando l'arte è vera, serve anche ai politici a capire dove va a finire. E i politici intelligenti l'hanno sempre fatto, pensa per esempio a questo sciagurato di Napoleone Bonaparte, no? Che arriva a Milano nel 1796, lui ha 26 anni, e tenta questa avventura folle solo perché ha scoperto quello che è la cosa più bella da scoprire, ha scoperto la Joséphine de Beauharnais, che gli ha insegnato delle cose che lui non sapeva, anche perché c'era 10 anni più di lui e la sapeva lunga. E fra le cose che gli insegna, ha detto anche: ragazzo mio, devi fare carriera, allora devi far fare il prestito per fare questa tremenda guerra d'Italia che lui vince in un modo strepitoso, rapidissimo. E arriva a Milano, e questo qua, che è un corso, una famiglia sostanzialmente di mitomaniaci, cioè di mitomani e di teatranti, arriva a Milano e scopre subito Andrea Piani, e si fa fare a 26 anni il ritratto di Andrea Piani. In quel ritratto Andrea Piani annuncia tutto ciò che sarà la storia dell'impero. Allora, perché alcuni riescono a uscire dai limiti? Si capisce, cioè, Napoleone Bonaparte sarà stato anche una sorta di terrore, però in tutto li dobbiamo riconoscere fuorché la capacità di un'intelligenza leggermente superiore anche ad alcuni politici esimi che abbiamo avuto in Italia recentemente, altri come lui, cioè non è che tutti i piccoli siano bravi, no? Allora, è stata sostanzialmente un'arena per un negozio di borsette di Milano e un negozio di guanti, che per farsi un po' di comunicazione assumono dei critici che sono più o meno acculturati quanto i proprietari dei negozi di borsette e dei negozi di guanti, che sono bravissimi a fare borsette e guanti, ma l'arte è una cosa diversa. E da allora abbiamo questa sequenza di biennali, purtroppo l'ultima è veramente stata quella del 2001, che sono state di una mestizia assoluta, tutta nei limiti. Ecco, ma tu dici l'arte è una cosa diversa, ma che cos'è l'arte? L'arte è una cosa complicata. Intanto l'arte è di per sé un fenomeno linguistico ambiguo. L'arte è l'opposto della pubblicità, per intenderci. Cioè la pubblicità deve, io ho un mio grande amico pubblicitario qua a Torino, ha avuto i più grandi pubblicitari del mondo, che cos'era bravo l'Armando Testa. Lui prendeva un messaggio complicatissimo e lo riduceva ad un gesto poetico minimo. Quando la cosa complicata diventava minima, comunicava molto lontano. Questo era il grande Armando Testa degli anni 70 e 80. Poi, di recente, abbiamo fatto un passo ulteriore nella comunicazione. Per far andare il messaggio ancora più lontano, gli abbiamo addirittura tolto il significato. Ce l'abbiamo fatto cuocere, come si fa una salsa bruna, no? Fino al fondo, e quel fondo diventa in realtà poi la parodia del messaggio. Infatti, i messaggi che vanno lontano oggi, pensate per esempio a un libro della stupidità infinita del Codice da Vinci di Dan Brown, no? Un libro analfabeta per un certo verso. Beh, vedo che c'è della gente d'accordo, questo mi fa piacere, no? Quindi non sono l'unico matto a pensarla così. Cioè, Dan Brown riduce il mondo a una cosa semplice: i cattolici sono tutti perversi, essendo lui di origine di area protestante, il Papa è il gestore di una serie di cose losche, e fra queste cose losche i più fedeli si mettono il cilicio e si fanno male, no? È un mondo molto come l'America, ama semplice, l'America ha bisogno di un mondo semplice, cioè dove i francesi mangiano camembert, gli italiani mangiano spaghetti e i cinesi hanno le bacchette. Se non è così il mondo non si può capire e va combattuto. Allora, di fronte a questa lettura semplificata è la chiave del mondo nel quale viviamo. Infatti la nostra epoca passerà alla storia, perché la nostra epoca, questa epoca sta per finire, per fortuna, nella grande crisi finanziaria. La nostra epoca verrà chiamata gli anni del trash, perché dalla comunicazione semplificata si è passati alla comunicazione parodiaca, e la comunicazione parodiaca genera poi all'inizio un potentissimo consenso e poi dopo però un senso assolutamente di vuoto, che è quasi da vertigini.
L'arte è l'opposto. L'arte complica il messaggio, rende il messaggio necessariamente ambiguo. E più il messaggio è ambiguo, più il messaggio è in grado di comunicare a persone diverse messaggi leggermente diversi e più in grado di durare nel tempo grazie a questa sua complessità. Ti do un esempio: quando uno di quelli che considero l'artista tipico del trash, che è Catelan, il Veneto, che fa un mestiere che è proprio quello della comunicazione, cioè lui fa delle installazioni da vetrina, quelle che quando passi davanti a Natale dici: oh, non posso non guardare Babbo Natale con le renne. Se per caso ci passi a Pasqua e vedi Babbo Natale con le renne, ti viene un senso di tristezza assoluta. E lui fa quel mestiere lì, prende i bambini, li appende all'alberello a Milano e il tassista frena come io freno davanti a Babbo Natale, a Natale. Però il suo messaggio è di una banalità, di una semplicità assoluta. Il messaggio artistico è l'opposto. Il messaggio artistico è quello di Joseph Beuys, che fa la sua performance a Londra con il sciacallo e si avvolge nel feltro, e uno deve capire che cos'è il feltro, deve capire perché c'è il sciacallo. Se non capisce, gli sembra un idiota tedesco a spasso. Se capisce, sa che ha di fronte a sé un grande poeta. E questa è l'arte, è una roba più complicata. Ecco, ma questo però, come dire, ci rimette in un quesito che credo appassioni molto di noi. Cioè, per confrontarsi con l'arte bisogna avere degli strumenti. Assolutamente sì. E come si fa a costruire questi strumenti? Allora, lì è una roba strana. Ci sono dei tipi che ce li hanno automatici. Beati loro. Io adesso è morto, quindi ne posso parlare. Io ho fatto il mercante d'arte, ho fatto di tutto in vita mia. Non ho fatto il pusher, ma il mercante d'arte, sì. Ho avuto un cliente torinese che era un uomo di un'intelligenza fuori dall'ordinario, posso anche dire chi è, si chiamava Sergio Rossi, era quello del Comao. Sergio Rossi era scarsamente alfabetizzato, non parlava l'italiano, parlava esclusivamente piemontese e si vantava di dirigere 2000 ingegneri acculturati e laureati, aveva ragione. Io mi ricordo che venne da me in bottega, avevo una mostra di disegni, che già non era una cosa facile, ma una mostra di disegni eccellenti che andavano da Kandinsky a Scipione, e in mezzo c'era uno straordinario disegno futurista di Severini. È arrivato lì e ha detto: questo lo voglio. Ho detto: ma scusi, perché? Perché aveva detto: come fa lei, fa le robe lì, un meccanico, no? Questo lo voglio, mi piace. Aveva intuito in quel disegno una cosa diversa da quella che intuivo io, ma perché l'arte è complessa. Allora, l'arte è per elite, per definizione, però l'elite che si interessa all'arte è un'elite un po' particolare, è un'elite alla quale tutti hanno il diritto di aderire, mentre la finanza è di elite, ma se uno non ha la pila è meglio che non ci può provare. Tante robe sono di elite, no? L'alta medicina è di elite, ma se non ha fatto 5 anni di università per la specializzazione non ci può entrare. L'arte è l'unico mondo elitario, e poi ti spiego cosa intendo per elite, è l'unico mondo elitario al quale tutti possono accedere, se hanno la pulsione, alcuni hanno la fortuna, come il Sergio Rossi, che capiscono subito. Altri, e che è la sua intelligenza, la stessa che gli applicava nel fare la robotizzazione, allora era più bravo al mondo, da qua da Torino lui robotizzava Detroit, quindi era uno che se la sapeva lunga. Allora, o uno ha quel talento lì, oppure uno ha l'animo poetico, non quelli che hanno l'animo, io per esempio no, ma c'è chi, in mezzo c'è della gente che sicuramente ha l'animo poetico, che sa delle cose prima di noi. E poi infine ci sono quelli che si applicano, quelli un po' come me che sono un po' testoni, che un po' studiano. Allora, tutti questi possono entrare nell'elite. Che cosa caratterizza quelli che sono poeti e quelli che sono automatici? Quella roba divertentissima. Tanti anni fa con un mio amico che stimo molto, perché è quello che si occupò di tutta la storia di Fluxus in Italia, un grande amico di John Cage, era quello con cui abbiamo fatto i lavori insieme con Wolfo Stelle, si chiama Gino Di Maggio, quello che pubblicava Alfabeta, mi ricordo. Eravamo seduti al ristorante e ci dicevamo una cosa, dico: senti Gino, mi fa lui a me, no, senti Filippo, ma noi non siamo mica stupidi. Dico: no Gino, a me non sembra che siamo proprio scemi. Dico: sì, però non siamo artisti. Dico: questo è sicuro. Cioè, non siamo stupidi, ma non siamo artisti.
E mi fa, ma sai, sono degli artisti più stupidi di noi, questo se posso garantirlo anch'io, però loro sono artisti, e perché loro sono artisti e noi no? Allora, dopo una discussione assolutamente così folle, metafisica, siamo arrivati a una conclusione. Noi che siamo intelligenti, poi adesso dopo il bosone di Higgs, riusciamo a capire praticamente quello che è successo dopo il Big Bang. Gli artisti sanno quello che è successo prima. I poeti sanno quello che è successo prima, e quel sentire quello che è successo prima da noi non ci verrà mai di capirlo, ma loro sono capaci di rivelarcelo. Questo è il fatto artistico. Bellissimo, no? È difficile sentire definizioni così precise e puntuali. Senti, mi viene in mente una storia per rappresentare, insomma, l'arte contemporanea. Così cerchiamo di avvicinarci. Aspetta, ti posso fermare subito? No, no, prima cosa. Purtroppo qui la questione è come semantica. Dobbiamo cominciare a definire le parole. Certo. Quando ero bambino io, cioè molto prima di te, c'erano ancora tre categorie. C'era l'arte antica, la medievale, la moderna, e poi si aggiungeva la sottocategoria che era la contemporanea. L'antica era quella roba lì dei romani, la medievale si capisce, la moderna era dal Rinascimento in avanti, si discuteva se iniziava o meno con l'inizio del 400, però con gli Ghiberti c'era un accordo generale, e poi il moderno era quello che iniziava col neoclassicismo da Canova in avanti. Il contemporaneo era tutto quello che iniziava dopo, cioè dall'impressionismo in avanti. Considera quella che a Milano era chiamata Galleria d'Arte Contemporanea, aveva come quadro iniziale il quarto stato di Bellizza da Volpedo. È ovvio, queste categorie ormai sono obsolete, perché le hanno inventate nel 1890 e sono passati 120 anni da allora. Oggi noi abbiamo delle categorie diverse, cioè noi abbiamo sempre l'idea di un'arte classica, abbiamo un'idea molto poco definita dell'arte moderna, però la facciamo andare più o meno dal cuore dell'Ottocento agli anni 30 e 40 fino al futurismo, talvolta anche oltre, no? A Guernica fa ancora parte dell'idea di arte moderna. E poi abbiamo un'idea di arte contemporanea che è quella che nasce nel dopoguerra, nel cuore della guerra, fino agli anni 90, e che oggi non c'è più. Quella della quale dobbiamo parlare oggi è l'attualità. Il mondo di Fontana, di Castellani, anche di alcuni che vivono ancora, di Gianni Comellis, il mondo di Piero Mangioni, è un mondo contemporaneo. Ma quello dei 35enni, quarantenni di oggi è un'altra cosa, è l'attualità. Allora, sono due parametri diversi, molto importanti oggi da definire, perché mentre è accertato il valore dell'arte contemporanea, è tutto da discutere circa quello che è successo dagli anni 90 in avanti, che sia colpa di Reagan e della Thatcher. Può essere, non so. Ma io ti volevo raccontare questo aneddoto che, così, pensando all'arte moderna, contemporanea, non so quanto sia sottoscrivibile da te per le cose che hai detto finora. Si racconta che purtroppo una persona venne presa nell'Unione Sovietica e fu mandata in un gulag. Prima di lasciare la sua famiglia, strappato dai suoi affetti, disse alla moglie: io ti scriverò utilizzando il colore rosso quando dico la verità e il colore blu quando dico le bugie. Allora, la prima lettera, che ovviamente passava dalla censura, diceva: cara moglie, qui si sta benissimo, ci trattano benissimo, mangiamo benissimo, siamo sotto ogni comfort, peccato che abbiamo esaurito il colore blu. Allora, io vorrei chiederti, ma l'arte l'abbiamo esaurita e il colore blu? E anche quello che tu stavi definendo prima, cioè la capacità di preveggenza in qualche maniera, la capacità di indirizzo, di capire il senso, e questa è ancora una realtà dei nostri tempi o no? Guarda, io conosco tantissimi artisti che nell'oscurità del loro mondo inventano delle cose che sono incredibilmente sciamaniche. Stanno in fondo ai loro posti, però nessuno li prende sul serio.
Cioè io penso che l'Italia, poi tra i paesi d'Occidente, l'Italia è sicuramente il paese più cattivo, perché è l'unico che dichiara pubblicamente di odiare gli artisti e di odiare i giovani, mentre in fondo i tedeschi non osano dirlo e non lo fanno neanche tanto, e i francesi non ci capiscono niente, quindi non affrontano il problema. Ma in Italia la questione è molto chiara, cioè i giovani fanno o fanno i tronisti o fanno le veline o fuori dai piedi. Allora, è una scelta un po' crudele, è una scelta un po' crudele. Gli artisti entrano nello stesso gioco. Allora, qui bisogna fare un ragionamento un po' più complicato. Nei paesi d'Occidente, dopo il dibattito famoso del 93 sul CAT2, cioè sugli scambi commerciali, ti ricorderai che ci fu un'opposizione francese fatta dal successore di Duhamel, ministro della cultura, che disse: facciamo l'eccezione culturale, cioè si fa tutto quello che volete, ci scambiamo tutto, ma l'eccezione culturale è che noi certe cose non possono passare. Il paese che non fece l'eccezione culturale era l'Italia negli anni 90, negli ultimi anni del craxismo. E l'Italia divenne da quel momento un luogo magico per il mondo della produzione americana. Cioè, l'Italia è il paese dove la campagna di promozione di un nuovo formaggino della Kraft costa un quinto di quello che costa in Germania e in Francia, perché l'Italia è la pancia molle. Cioè, quello che stanno scoprendo quei poveretti che migrano dall'Africa verso l'Italia, cioè che in Europa si entra dall'Italia, l'hanno scoperto molto prima le multinazionali americane. L'Italia è il paese della penetrazione. Questa stessa cosa l'hanno fatta gli speculatori, e lì purtroppo nacque una cosa bizzarra. Nel 1900, fra l'81 e l'82, e per colpa di un gruppo di miei carissimi amici, che erano Norman Rosenthal alla Royal Academy, Christos Joachimides, che ho visto anche ieri a Berlino con Zeitgeist, e poi dei britoni, un po' che era Nicolas Serota, e che adesso si occupa dei grandi musei a Londra, e Tom Krenz, che aveva ancora i pantaloni corti, che adesso dirige il Guggenheim. Per loro scoprì, ebbero un'idea geniale, fecero questa prima mostra che cambiò il gusto, che era quella sulle varie transavanguardie, dove c'erano noi eventi tedeschi, c'era la sperimentazione americana, c'erano anche i nostri quattro italiani. Ebbe un grande successo, la mostra fu fatta prima a Berlino come Zeitgeist, poi a Londra come New Spirit in Painting e poi passò al Guggenheim. Cambio il mondo. Loro convinsero Charles Saatchi a diventare collezionista di attualità. Lui aveva prima comprava blue chips dell'arte moderna, cioè Warhol, quelle cose lì, come fanno tutti i ricchi, hanno bisogno. Un ricco che non ha un Warhol è un ricco un po' non presentabile nel mondo internazionale, è un ricco di serie B. Allora, lui era molto ricco, quindi ce l'aveva quelle robe lì. Però loro hanno detto: tu devi comprare anche Middorf, devi comprare Baselitz, devi comprare Kia e così via. E lui ha comprato. Poi, essendo però con un profondo animo pubblicitario, fece una potentissima promozione su questi artisti e nel giro di un tempo brevissimo divennero carissimi. E lui disse da buon britannico: there's money in that question, no? E decise: allora perché devo stare a sentire il direttore dei musei? Faccio io. E ha inventato la sua macchina, che è una macchina in un qualche modo satanica, perché lui ha deciso chi erano gli artisti. Ha trovato nel mondo americano una nuova generazione di mercanti molto ruspanti, molto aggressivi, che si sono legati a lui, ed è nata una sorta di cupola internazionale dell'arte contemporanea. Se ben vi ricordate, tutti quelli che hanno più di 45 anni se lo possono ricordare, è proprio dagli anni 90 in poi che non c'è più stato diritto in Italia di avere arte italiana, ad escluso di due o tre artisti che avessero il timbro loro. È nata la grande cupola. Né per la grande cupola l'Italia offriva gli stessi vantaggi che offriva per i formaggini. Era il ventre molle, cioè l'Italia è il posto dove il palcoscenico vien via niente. Prova tu a andare alla Biennale di Parigi e di che non conta qua
quasi che niente, è una roba locale, no? Va bene, viene alle Parigi a dire adesso io ti impongo il mio critico, ti dico chi devi esporre un francese, ti manda il diavolo. Questa è donna Venezia, diceva tutti disattenti, io mi piace tanto che mi franco gli americani, va a Bar, e lì è più al belgi, erano contenti come dei peotti e hanno accettato l'arrivo delle truppe d'occupazione. Non è che Rivoli sia diverso. Ah, ma adesso poi Rivoli non è che Rivoli sia diverso. Noi offriamo il nostro palcoscenico con lo spirito di sudditanza che ha il contadino povero quando vede arrivare la Jeep alla fine della seconda guerra mondiale. Siamo ancora così. Ma senti, siccome adesso io vorrei affrontare un altro aspetto con te, che è il rapporto appunto tra l'arte e i giovani, e quindi anche con la società. Con la società e in particolare con i giovani. Noi stasera abbiamo invitato a venire con noi, e quindi io li invito a salire, tre artisti che credo, come dire, possano in qualche maniera interrogare anche te a partire dalle loro esperienze, perché in qualche maniera io credo che tu ci possa anche, come dire, dare qualche consiglio su come affrontare, come dire, le difficoltà che anche questo mondo rappresenta anche per loro. Sono Marzia Miglior, Alessandro 40 e Alessandro Sciarappa. Ti prego di accomodarsi. E io vorrei partire subito da una tua prima considerazione, che poi mettiamo subito, come dire, alla prova da parte della loro esperienza, su cosa deve fare un giovane artista oggi nel mondo, tra virgolette, così complicato dell'arte che hai cercato di descrivere. Beh, la cosa più semplice del mondo, un giovane che sia, intanto a me l'artista giovane, solo perché è giovane, mi convince solo parzialmente, perché l'ultima operazione di provocazione assoluta che ho fatto era 4 anni fa, era la mostra a un artista di Napoli che nel posto del padre, che spendeva 12 milioni di euro all'anno, nessuno l'ha mai preso in considerazione, un genio, gli ho fatto fare un libro da Schirà, aveva 88 anni e gli ho fatto fare la mostra l'8 di agosto, in modo che fossero 4-8 in fila, simbolo della perfezione secondo tutta la cultura numerica e cabalistica arabo-ebraica. Allora, si può anche essere vecchi, la cosa che hanno i giovani, che è interessante rispetto all'88enne, è che hanno un'aspettativa prospettica che lui oggettivamente non ha più nello stesso modo, perché loro tirano avanti una 60 anni questi qua, cioè se gli va bene, se non li mettono sotto con l'autobus. Quindi loro tirano avanti, mentre gli 89, ne ha 94 adesso. Dici come evitare gli autobus. Sì, esatto, è difficile per lui tirare altri 60 anni. Loro hanno la storia in mano. Questa è la cosa interessante. E in realtà adesso hanno un po' criticato il Mario Monti per quello che ha detto l'altro giorno, però io sono veramente d'accordo con lui. Chi non ha la prospettiva di dialogo con le generazioni in crescita è demente, perché non immagina il futuro della società. Questa è la parte di loro che mi interessa. Poi i giovani tendono ad essere più bestie, perché sa poco, li hanno fatti studiare male, talvolta hanno intuito, però devono assolutamente fare la rivoluzione. La parola. Come? Non lo so, perché sono loro che devono fare, mica io. E voi cosa ne pensate? Iniziamo così, vi presentate anche. Buonasera a tutti, io cosa penso? Penso che innanzitutto la rivoluzione non si faccia con i Kalashnikov.
quindi si no, fa con la rivoluzione lenta io. No, ma l'ha scritto, cioè, rispetto a quello che ho letto la sua intervista di stamattina, credo che la rivoluzione si possa fare con un pensiero molto più sottile, una rivoluzione che possa comprendere le persone si fa con l'intelligenza, quindi respirando l'aria che c'è attorno, cercando di capire dove siamo in questo momento storico e politico, cercando di parlare alle persone, quindi giustamente come ha detto lei prima, di cercare di anche come dire, rendere più facile, se vogliamo, il nostro pensiero, cercando di arrivare agli altri, alle masse. Infatti stasera sono felice di essere qui e di vedere un gran numero di persone, di cittadini che condividono con me questa città che è meravigliosa. E sono le stesse persone che vorrei vedere alle mostre, che vorrei vedere frequentare i musei, che vorrei vedere guardare le opere d'arte, ma non guardarle correndo, guardarle appunto tentando di confrontarsi con quello che gli artisti cercano di dire e di fare, perché gli artisti io credo che se hanno una cosa straordinaria, i miei colleghi e io qualche volta magari ci riesco, è di far vedere le cose da un punto di vista diverso, quindi di ribaltare anche la realtà che abbiamo intorno. Certe volte questo ci riesce, certe altre meno, ma forse vale la pena di fermarsi ad osservare questo modo di guardare. Io ho fatto un'intervista stamattina ovviamente provocatoria parlando di Kalashnikov, l'ho detto perché solo di quello, poi no, però perché non potevo parlare anche di ghigliottina, che non è un brutto apparecchio neanche quello, ma però non sono poi a me il sangue fa un po' impressione, sì, ma è l'indicazione sanguinaria che è importante. Ci sono delle ghigliottine morali che sono oggi assolutamente necessarie, morale, c'è della gente che non deve più apparire, cioè, adesso non voglio parlare di politica, ma il nano che se n'è andato, l'altra mattina ha detto torno, il nano in un paese normale era ghigliottinato, questo intendo io per dire, non è la stessa cosa, poi al posto suo poteva venire il cognato, non importa, un parente, uno che rappresentava il pacchetto azionario dei suoi proprietari, visto che forse lui non è neanche proprietario. Non lo so, però il ritorno, cioè noi viviamo una società in Italia che assomiglia al film dell'orrore, dove quando il film Gremlin finalmente è morto, porca miseria, mentre uno si accinge a prendere caffè, torna fuori dal caminetto. È vero o no? Come le vedi? Allora, la ghigliottina ha questo vantaggio tecnico che Luigi XVI non è più tornato, è arrivato il fratello minore 15 anni dopo, ma lui no. Ecco, allora questo intendo per la rivoluzione, poi non è detto che necessariamente si debba fare con dei meccanismi cruenti, quindi prima cosa. Seconda cosa, però, a me non piacciono le mostre. A me non piacciono le mostre perché quando io ho conosciuto della gente, io ho parlato quasi come Arcisettori, c'è tanto sono vecchio, io ho conosciuto molto da vicino la moglie di Gino Severini, la vedova, no? Che era la figlia di Paul Fort, il grande poeta dell'inizio del secolo a Parigi. Lei era nata nel 1900 proprio e era alla Closgui de Lila nel 1913, a 13 anni, a cena con Pablo Picasso e arrivò dall'Italia, un po' così tecnicamente la parola si dice sullo sfigato, un giovanotto che si chiamava Gino Severini, che aveva 26 anni, e andò alla Closgui de Lila dove c'era Picasso e la Jeanne Faure. Si innamorò della Jeanne Faure e si sposarono. E da lì nacque un movimento dell'arte.
questo meccanismo può avvenire solo alla Closerie de Lilas, non può mai succedere in una Kunsthalle o uno spazio di esposizione pubblica. Io sono radicalmente contrario ai musei di arte attuale, quelli che sono uguali a Düsseldorf e a Vancouver e a Saint-Étienne, e si distinguono solo ad usando la caffetteria, perché a Düsseldorf sa di Würstel, a Saint-Étienne di Croque-Monsieur e a Vancouver di hamburger, no? Allora, cosa bisogna fare? Una società che non è in grado di creare un punto magmatico di collante dove il fatto artistico fa sì che un artista visivo incontra uno che scrive una lettera, un altro che fa il filosofo, uno che fa il musicista, uno che pensa a sovvertire il mondo e l'altro che sta preparando una spedizione missionaria in Africa, se non c'è quel mondo non c'è l'arte. Però questo è in qualche così. Maniera però... Poi deve arrivare al contatto con è così persona. Quando io mi ricordo 1394 anni fa, quando il pittore della mia grotta fece le prime decorazioni in stile Altamira, perché le avevo viste su internet, la prima cosa che fece, chiamò lo sciamano, lui, il capovillaggio, e si parlarono fra di loro. Se non succede questo, non è arte. L'arte è una cosa seria. Cioè io vorrei, scusate, me lo sono portato, è proprio il momento di leggervelo. Io ho avuto una bizzarra avventura, ho visto tante persone. Dopo aver conosciuto per tanti anni Sebastian Matta, il grande surrealista, che l'avevo sempre preso un po' per troppo matta. Però la vita è bizzarra. Negli ultimi 3 anni della sua vita siamo diventati molto amici. Lui è morto a 92 anni, in ospedale a Tarquinia, mentre tentava di toccare le chiappe a un'infermiera. Fese con un colpo di mano e era già molto rotto. Colpo finale rimase secco, un bel tipo. Era veramente un bel tipo. Lui risiedeva, era un artista di successo, aveva anche parecchio e disponibilità economiche, in un bellissimo convento fuori Tarquinia. E nella chiesa di questo convento, che era stata sconsacrata, là dove una volta c'era l'altare era l'enorme Buddha, e si sedeva di fronte a questo Buddha, c'erano due sedie e lui chiamava in conversazione. Quando ha sentito che la figlia era vicina, mi fece la dichiarazione del suo ultimo volontà, che ho pubblicato in un libricino. È un libricino che non si trova più in giro, infatti mi ho portato le fotocopie, ma è molto... Aspetta che ti tengo il microfono. È molto commovente, perché poi lui mi disse anche, mi diede una sorta di compito a casa nella vita. Lui mi disse, aspetta, devo ritrovarlo perché la fotocopia è fatta male. Mi disse anche, prendi questo coniglio per le orecchie, ecco, tu devi studiare, io sparisco adesso. Pensa un mondo, dice, no, venga un po' di brividi. È molto importante che qualche cosa di questa intuizione parli a quelli che lavorano. Tu prendi questo coniglio per le orecchie e occupatene e fa conoscere che c'è più di quello che chiamiamo arte. Adesso arte vuol dire essere indipendente, è una delle qualità dell'individualismo, riducendola. Ti leggo l'inizio della confessione. Fantastico. Lui queste cose poi diceva, parlava benissimo l'italiano e il francese, però sempre con quella punta di accento e panico perché era del Cile. Allora, prima di tutto l'arte contemporanea non è arte, perché l'arte è una cosa più grave. Porca miseria. Profondo. L'arte contemporanea è un divertimento di forma. L'artista, vero, nasce da una sofferenza molto profonda che è una sofferenza di specie, non individualista. È la specie che soffre di non potersi identificare e quando l'individuo si identifica compie l'arte. L'arte contemporanea è un'arte di elite, non parla della grande frustrazione che sta nella specie, non ti leggo resto in avanti così. Allora, questo dato è una roba che accomuna Matta e Michelangelo, accomuna Picasso che non parlava e faceva solo skate col Caravaggio. Se questa cosa non c'è, è totalmente inutile.
abbiamo già un mondo pieno di immagini, dobbiamo togliercele, vediamo tutte. Noi vediamo in un anno una quantità di immagini che è pari a quella che ha vissuto l'umanità dall'epoca di Giulio Cesare fino alla prima guerra mondiale, che voleva mettere delle altre ancora, basta, c'è una sorta di ecosistema dell'immagine che va ristabilito, siamo pieni di immagini, siamo pieni di suoni, siamo pieni di rumori, viviamo un caleidoscopio che è voluto dal potere per tenerci rimbambiti. Sentiamo cosa ne pensano loro. Ma io vorrei rifarmi, fare un passo indietro alla domanda che ha posto riguardo a che cosa un artista giovane deve fare. No, io dall'inizio ho sempre osservato con grande cura e attenzione le parole che ad esempio il regista tedesco Werner Herzog diceva a proposito dei giovani registi, no? Io faccio una parafrasi, sostituisco la parola regista all'artista. Secondo me l'artista, il giovane artista, per diventare tale, deve fare tutto ciò che non appartiene al mondo dell'arte e quindi abbassarsi nella sua giovane età a fare il lavapiatti se necessario, a lavare i pavimenti di un ristorante se necessario, cioè a partire e soprattutto a fare esperienza col mondo in modo tale che sia proprio il mondo che attraverso l'uomo filtro possa parlare a tutti, insomma. Questo secondo me già in un certo senso nasconde già in luce un seme per la rivoluzione, ecco, questo secondo me è un segnale molto importante. Bravo! No, poi si pone quello che dice lui, esattamente quello che è vero, è quello che c'era nella Biennale di Harald Seemann, cioè l'artista è una spugna della permeazione cosciente che ha con sé il grandissimo vantaggio che è meno noioso del filosofo. Cioè il filosofo se non lo segui non capisci, avete seriamente provato a leggere Plotino? Io non ho mica capito, una prova difficilissima, però l'ho dovuto fare per dovere d'ufficio, no? Già Emanuele Kant e Hegel in tedesco, in italiano tradotti non si capisce niente, in tedesco si capisce un po' meglio. Ma l'artista ha questa cosa straordinaria che ci evita di dover capire perché ci fa sentire. Ci riesce a far pulsare il mondo e ce lo fa intuire. Allora, quello che dice giustissimo, però io ripongo il problema su Biennale Rivoli. L'ultima Biennale, quella tristissima fatta da questo povero uomo che è Bonami, è una persona che ha delle lettere molto fragili, cioè non ha mai studiato in vita sua, l'ultima Biennale, e l'ho fatto per il negozio di guanti, lui lavora per il negozio di guanti, l'ultima Biennale, ho fatto una gag con mia moglie, assistita dalla Dada 40, che è una bravissima scenografa. Abbiamo finto di essere sordi e la pizzicona nel film delle vacanze intelligenti. Allora mi ha detto che bisogna dare tutti gli accorgimenti, come aprire la camicia, abbiamo preso un cappello, l'abbiamo stirato in piazza, bla bla bla. Mia moglie ha messo anche un cuscino, mia moglie già non è magra, però col cuscino in più era proprio... E abbiamo fatto quella coppia, sì. Abbiamo rifatto il giro di che aveva fatto ironicamente sordi 30 anni prima. E la cosa clamorosa è che la Biennale era rimasta uguale. Cioè in 30 anni non era cambiato niente. Lo stesso angolo minimalista, lo stesso microgesto provocatorio, la stessa banalizzazione della complessità visiva, era identico. Cioè, e ci siamo accorti di una cosa terribile, che l'arte ufficiale della contemporaneità, non so cosa fate voi, ma quello che lui mi dice mi fa pensare che non sia così, l'arte ufficiale della contemporaneità non si è accorta in 30 anni che è crollata l'Unione Sovietica, che è arrivato Khomeini e è ripartito Khomeini, che è arrivata la Cina, che è arrivato internet, non ha visto, non ha capito niente. Allora può l'arte non capire niente? Ci sono dei momenti nei quali è successo così, per dire la verità, quindi la storia ci dà dei lumi, è successo nella formalizzazione tardo-bizantina fra il XII e il XV secolo, ma poi sono arrivati i turchi e si sono mangiati il Bisanzio.
Allora, se questo è il significato vero del nostro vuoto, voglio solo sapere i turchi per non farmi mangiare, chi sono i turchi di oggi per non farmi mangiare da loro. Oppure mi piacerebbe che ci fosse di nuovo una coscienza artistica, che non è, attenzione, un fenomeno unico, perché ciò che è caratteristico delle sovrastrutture nella società è che sono tutte compenetrate. L'intelligenza che c'è nell'arte ha un parallelo nell'intelligenza della sovrastruttura politica, ha un parallelo nell'intelligenza della sovrastruttura filosofica, ha un parallelo anche nella parte della sovrastruttura scientifica. Forse è per questo che siamo nella fase discendente. Siamo un po' nella fase discendente, è tutto un po' così in vacca, no? Allora, siccome però non si sa da dove far ripartire la macchina, e dobbiamo trovare un punto dal quale riparte la presa di coscienza. A me piace molto la faccenda del bosone di Higgs, che mi ha... ho scritto anche una roba sopra, perché io sono uno spendaccione, e fra i vari modi che ho di sciupare il denaro c'è anche quello che tutte le mattine mi arrivano 5 giornali non italiani, uno in tedesco, uno in francese, uno in inglese, uno in spagnolo, più di viniste. Però questa cosa strana ogni tanto dà anche delle sensazioni utili. Il giorno del bosone di Higgs era fantastico, perché Herald Tribune aveva mezza pagina, il Frankfurter Allgemeine, che di solito non ha quasi immagini in copertina, se non un'immagine tipo artistica, aveva una grande immagine sul bosone, Le Monde aveva una prima pagina esaltante, Il Paese era tutto eccitato. Non voglio offendere i miei amici di Repubblica, a me a Repubblica c'era un quadrettino sopra con scritto su Festa Grande al CERN. Allora mi sono detto, siamo in un paese particolare, perché l'acceleratore è stato voluto da un Nobel italiano, è stato costruito da Ansaldo a Genova in parte, in gran parte, e ci sono 400 italiani che lavorano al CERN. Per ora a noi non ce ne frega niente. È strano questo fatto. È esattamente lo stesso comportamento che la società italiana ha nei vostri confronti. Non ne frega niente. Direbbe sì, festa grande a Rivoli, perché quella sera c'erano tanto 1000 ragazzi vestiti di nero, quelli lo chiamo, guidati da una piccola truppa di curatori, quelli che hanno i capelli corti e la laurea breve, no? Con un seguito di sacerdotesse. E se l'artista è importante, si erano venduti un po' di biglietti low cost, perché l'arte contemporanea è legata, in realtà è tutta colpa di Ryanair, da quando sono calati i prezzi dei trasporti. Allora c'è questo nugolo che gira il mondo, va a Berlino, poi la ritrovate a Fries, a Londra, poi va all'Armory a New York, poi salta la cena per New York è cara, poi ritroviamo a Parigi, poi ritroviamo a Venezia, è un nugolo che gira, e questo nugolo ha dentro i suoi piccoli sacerdoti. Allora come si fa a far tornare l'interesse alla società? Solo in un modo, non è colpa della società, è colpa dell'arte. È solo se l'arte è in grado di diventare di nuovo un faro guida, e se è un faro guida lo deve diventare come meccanismo di dialogo con gli altri che generano la guida. E qui torniamo al discorso dal quale siamo partiti, che cos'è una elite oggi. Sir Winston Churchill, negli anni nei quali l'Adolfo stava conquistando la Germania democraticamente, diceva: democracy is the worst of any government. No, la democrazia è il peggiore di tutti i governi, esclusi gli altri. Perché la democrazia funziona se una parte intelligente, nel senso medievale della parola, cioè che riesce a leggere fra le righe, riesce a determinare un mutamento dell'opinione di una maggioranza bovina. Questo meccanismo ha funzionato anche in Italia. Quando ero un ragazzo io era facile, c'era la sezione del PC, c'era la roba del prevosto, c'era l'oratorio, c'era la bocciofila dei socialisti, due rotari e un circolo dei nobili. Con questo l'opinione era fatta. Adesso tutta sta roba si è sciolta ed è stata sostituita da Rai 1 e da Canale 5. E ne è nata la democrazia diretta, una catastrofe. Allora, il ruolo dell'arte
è rompere la democrazia diretta e rifare centri di formazione della coscienza anche su fenomeni non necessariamente della polis, anche su fenomeni della sensibilità pura, non è che uno deve finire se non faccio vedere uno che sovverte l'ordine o il disordine, ma vado bene, non mica lì la questione, sarebbe stupido ovviamente e finiremo col fare l'arte sovietica, no, assolutamente, ma l'arte è quel fatto che genera una pulsione di coscienza, l'arte è uno strumento di perversione, cioè è esattamente quello che è il virus che mi arriva sempre con la email, che dopo aver visto quell'opera lì la mia testa è virusata, cioè io non guardo più questa bottiglia come l'ho guardata fino a un quarto d'ora fa, perché lui mi ha fatto una bottiglia così interpretativa, così mutante, che mi ha mutato la mia percezione. Questo è un fatto artistico, è l'opposto dell'arte della vetrinistica, che mi parla solo attraverso elementi che già conosco e nei quali mi identifico immediatamente. Globlag di Clock, quel Clock di Clock di un moco. Io vado oltre. L'ho fatto recentemente con un marocchino che non parlava nessuna lingua per la mia. Abbiamo avuto un dialogo lunghissimo. Potremmo farlo? Guarda quello che hai fatto. Allora, per citare, a che cosa servono quelli come me? Che sembrerebbero inutili. Servono perché sanno delle cose che ti tornano utili a te, per il gesto che ti ho fatto adesso è fantastico, perché negli anni 60 arrivò per la prima volta a Parigi Yevtushenko, il poeta russo, e fece delle letture pubbliche e tutte le contesse parigine ne uscirono commosse. Allora lì stava, girava ancora Salvatore Dalì, che era sì un po' clown, ma non era stupido, e convocò tutti la settimana dopo per una conferenza che lui chiamava la recita delle sue poesie embrionali. E fece proprio così. Però questo fatto delle lingue non lingue genera a sua volta una comunicazione. Io ho passato 40 anni fa una notte intera in fondo alla Cappadocia a parlare con dei turchi, loro in turco e io in alsaziano, e ci siamo detti delle cose, non mi ricordo quali, ma non si può fare. Sì, appunto è un po' questo, cioè si tratta anche del linguaggio, cioè del linguaggio che noi usiamo. A volte questi linguaggi sono talmente veloci, mutevoli, o che poi per assonanze ricordano di nuovo fatti accaduti, interpretazioni. Non so, trovo che ti volevo porre una domanda, cioè in Italia qual è, mi racconti una rivoluzione in Italia, sono quella di Olivetti? Già mica male. Mica male, quella di Olivetti, quella in un qualche modo totalmente demente e contorta dai futuristi, quella aggressiva del dopoguerra milanese con Piero Manzoni, hanno cambiato le cose. Quando nel 1956 John Cage fece il suo primo viaggio in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, non andò mica a Vienna, che era il luogo dove era morto Anton Webern, andò a Milano perché era in corso la rivoluzione all'interno del laboratorio di fonologia musicale. Queste cose, anche a Colonia, no? Ma Milano era quello più ganzo di tutti. Adesso non c'è più, cioè ci sono dei momenti di rivoluzione veri, quando la società, sì, quando la società cambia. Quando la società cambia, quando nascono energie nuove, cioè quando nata fa il Moplen, fa la rivoluzione. Noi abbiamo fatto la rivoluzione della chimica, quando abbiamo fatto le più belle automobili, io parlo proprio qua nella parte, nella tomba dell'automobile a Torino, no? Quando le facevamo belle. Cioè, stanno interessati dei momenti, cioè io se guardo indietro,
mi dico certo ci sono stati momenti, poi anzi guardate, pensate la cosa più seria di tutte, adesso parliamo seriamente. Quando Goethe è tornato la seconda volta in Italia nel 92, lui aveva fatto il primo viaggio una decina d'anni prima, che era già un ragazzo maturo, aveva quasi 40 anni, e in Italia scoprì che l'amore non era solo quella cosa platonica, no? E lo scoprì con la Faustina che stava vicino a Roma. Quando tornò scrisse una lettera teorica a Faustina e quindi diceva porca miseria, tutto come prima, le strade sono rotte. Il turista appena arriva lo fregano, i padroni dello Stato pensano solo con avidità a riempirsi le loro tasche e il popolo è felice di camminare all'ombra dei loro palazzi. Dopo che non sembra uguale oggi. Allora, l'Italia è questa roba qua in tempi normali, è proprio questa roba qua. Perché è diversa ogni tanto? È diversa quando noi abbiamo una bella guerra civile. Dopo le guerre civili si forma una classe elitaria di dirigenza che per 20-25 anni riesce a dominare i bovini. Questo è avvenuto dopo l'Unità d'Italia. Il ciclo storico dal 60-61 all'85 fu un ciclo di grandissima energia, anche grandi pasticci, ma di grandi. L'Italia del dopo la seconda guerra mondiale, e la seconda guerra mondiale, veramente guardate adesso di parlare di resistenza sembra una cagata, no? Scusate, non è vero, fu una roba per molti veramente seria, in pochi testimoni ancora superstiti, quando si parla di questi temi vi fanno un quadro che fa capire che era una roba seria, non si scherzava, ci si lasciava la pelle, era una roba dura. Quella gente che ne è venuta fuori ha retto le sorti del paese per 25 anni, dal 45, facile, fino agli anni 60, 70, fino al 70. Allora, le rivoluzioni ci sono. Certo, noi non abbiamo la fortuna di quella roba catartica, tipo gli inglesi che dicono al re di accomodarsi e gli bozzano la testa, però è anche una roba che non è nelle nostre abitudini, perché noi siamo senatoriali, non siamo barbarici, quelli sono barbarici. Noi in Senato andiamo d'accordo alla fine, però noi le facciamo le rivoluzioni ogni tanto e quindi a voi spetta di farlo, non tiratevi indietro, non avete scuse. Però...